Sì, buongiorno, Porro Simonetta, Regione Liguria, settore competitività, segretario della Commissione regionale per l'artigianato. Aldo Tedesco, buongiorno, presidente della Commissione regionale artigianato. Allora, da oggi il marchio Artigiani in Liguria si allarga, ci sono 5 nuovi ingressi. Sì, dal 2008 la Regione Liguria è interessata e impegnata per la valorizzazione dell'artigianato di qualità. Abbiamo registrato il marchio Artigiani in Liguria, abbiamo certificato 10 tipologie di lavorazione delle eccellenze del nostro territorio, ma oggi ovviamente riteniamo opportuno ampliare l'attività del marchio ad altre 5 lavorazioni, che sono la panificazione, la pasta fresca, il gelato e poi il restauro artigianale e l'arte orafa. Quindi c'è sempre comunque un'attenzione verso il territorio, quelli che sono i prodotti tipici. Abbiamo visto poco fa il gelato al basilico, che comunque è un prodotto fortemente caratterizzante della nostra terra. Sì, diciamo che questi prodotti sono un po' eccezionali perché non fanno parte della cultura che ci hanno tramandato le generazioni precedenti. Sono la creatività di questi maestri artigiani che tutti i giorni si inventano qualcosa di particolare per il consumatore, per far sì che il consumatore possa gustare altri tipi di prodotti e non le solite specialità. Ecco, 5 new entry ma 5 antichi mestieri. In un momento comunque complicato per il mondo del lavoro, può essere insomma un segnale da dare anche ai giovani per avvicinarli a questi antichi mestieri? Ma io direi di sì, perché sono innanzitutto, diciamo che sono dei bei mestieri, perché l'arte di fare la pasta fresca è una creazione che viene proprio la passione che uno ci mette a fare questo tipo di prodotto. La panificazione altrettanto, perché sono prodotti che tutti i giorni a tavola li mangiamo, quindi i gelati è una cosa dolce, quindi fa sempre piacere mangiarlo, l'arte orafa per le signore da mettersi in bella mostra e i restauratori per fare sì che si restaurano le bellezze che abbiamo qui in Liguria. Devo dire sinceramente che anche con la crisi che ci attanaglia in questi momenti, i nostri artigiani sono sempre all'avanguardia e cercano sempre di risollevarsi anche nei momenti cruciali. Volevo anche dire che proprio in occasione dell'ampliamento del marchio Artigiani Liguria noi abbiamo anche ampliato il nostro sito, e volevo proprio a questo proposito dire che sul sito ci sono tutte le informazioni necessarie e indispensabili. Quindi c'è il disciplinare, perché naturalmente ogni tipologia di lavorazione ha il suo disciplinare, cioè le regole necessarie per poter aderire, che poi sono le regole fondamentali per fare qualità, diciamo, no? Per cui sul sito è possibile trovare tutte quante le informazioni, anzi c'è già anche il facsimile di domanda. Devo dire che il sistema camerale, le associazioni di categoria Confartigianato e CNA, Regione Liguria, il Dipartimento Sviluppo Economico sono a disposizione per dare qualsiasi, diciamo, informativa. Però c'è il sito www.artigiani in Liguria, dove tutti quanti troveranno tutte le informazioni, le informative, e anche gli eventi come oggi sono inseriti all'interno del nostro sito, che ha da oggi anche una veste grafica. Voglio anche dire che ogni impresa ha anche il suo spazio con la foto relativa alla propria attività, quindi diciamo che è uno strumento a disposizione veramente della collettività, oserei dire. Quindi insomma 5 nuove attività artigianali che sono entrate nel marchio d'eccellenza di Artigiani Liguria, 5 nuove anche opportunità di lavoro in questo momento difficile.